Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di regali di Natale. È finalmente arrivato quel periodo dell'anno e io non vedevo l'ora perché amo tantissimo fare regali. Ogni anno realizzo almeno un video a tema natalizio, quindi troverete nelle schede qua sotto in descrizione la playlist con tutti i tutorial, consigli, i regali che io ho ricevuto, magari potete spulciare e prendere ispirazione anche voi. Se avete degli amici, parenti, fidanzati e quant'altro che amano fare la vasca, vi straconsiglio di fare un salto da Lush. A parte che hanno tantissime confezioni regalo a tema natalizio, questa l'avevo presa l'anno scorso e me la sono autoregalata perché anche gli autoregali vanno sempre bene. E alcuni dei miei prodotti preferiti da Lush sono appunto le bombe da bagno, che io regalo sempre quando so che qualche mia amica ha la vasca, perché sono molto belle da vedere, hanno delle profumazioni comunque molto forti, lasciano la pelle morbidissima, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, e hanno appunto delle confezioni regalo in cui accumulano diverse bombe da bagno o abbinano i prodotti per la vasca a quelli per il corpo in generale. Così, se non vi piace impacchettare o non sapete fare le confezioni regalo, avete risolto, inoltre risparmiate un po' perché appunto hanno sempre dei prezzi abbastanza convenienti. Se però le confezioni regalo che hanno sono ancora fuori budget per voi, potete sempre richiedere una confezione regalo con il furoshiki. Io al momento non ne ho uno qua, ma sono praticamente dei foulard in tessuto con cui è possibile avvolgere e fare delle confezioni regalo. Se ne avete uno a casa potrebbe essere un'idea per impacchettare i vostri regali, se non lo avete potete richiedere appunto da Lush o anche in altri negozi del genere appunto il furoshiki, una confezione regalo col furoshiki, e metterci i prodotti che più preferite. Ovviamente non ci sono confezioni che riguardano soltanto la vasca, ma anche doccia, corpo, capelli, trucco, insomma hanno diverse cose. Io personalmente amo tantissimo Lush e la loro collezione natalizia è una delle mie preferite in assoluto. Parlando sempre di confezioni regalo, vorrei citarvi anche questo cofanetto di Daniel Wellington che mi è stato inviato dall'azienda, e trovo che la confezione sia veramente molto carina ed elegante. Questa confezione regalo in particolare contiene all'interno non soltanto l'orologio ma anche un bracciale. Spero di non far cadere niente. Ora, all'interno ha un'altra confezione così e poi appunto l'orologio e il bracciale. Hanno tantissimi orologi sul loro sito, ce ne sono veramente per tutti i gusti, uomo, donna. Questo modello qua in particolare è il Classic Petit, quindi è il quadrante più piccolo che hanno sul loro sito, se non sbaglio è di 28 mm, quindi se avete il polso piccolo un po' come il mio, assolutamente consigliato. Questo è il cinturino in acciaio, ma ce ne sono tanti anche in pelle, veramente molto carini. Potrebbe essere una soluzione regalo o per voi stessi o per il vostro fidanzato, fidanzata, per i vostri genitori, sorelle, fratelli, insomma penso che sia un regalo sì importante perché comunque non è economico, però fa la sua bella scena, e l'orologio è un accessorio fondamentale. Io personalmente mi trovo molto bene con questi orologi, ne ho uno in pelle, questo è il mio primo in acciaio, ma sono veramente fantastici, mi piace molto la loro qualità, il design che è veramente semplice, fine ed elegante, sia per tutti i giorni che per un'occasione speciale. Li trovo veramente molto versatili. Il bracciale non ho avuto ancora modo di utilizzarlo più di tanto, ma anche in questo caso si tratta di qualcosa di veramente essenziale, molto semplice, con la scritta Daniel Wellington incisa sopra. Ovviamente troverete il link al loro sito qua sotto in descrizione, assieme a un codice sconto che mi hanno dato, con cui potete avere il 15% di sconto appunto sull'acquisto di qualsiasi cosa. Il codice, se non sbaglio, è CIBIXMAS, quindi super natalizio anche quello. Se invece vi piace impacchettare, sperimentare, rendere più personale un regalo, cosa che io super approvo perché aggiunge quel tocco in più, anche se non siete bravissimi, provateci. Quello che vi posso consigliare è di regalare una tazza. Lo so che è un regalo abbastanza scontato e che di tazze in casa ne abbiamo sempre tantissime, però se avete un amico, un'amica, familiare, quant'altro che ama particolarmente il tè, il caffè, il latte, le tazze non saranno mai abbastanza. Inoltre, regalare una tazza magari con il loro personaggio preferito o delle tazze magari dalla forma più particolare, ad esempio questa che ho preso su Asos, se ne trovano veramente tantissime. Si possono utilizzare poi per tantissime cose, non soltanto per berci, ma anche per mettere ad esempio le penne, i pennelli, qualsiasi cosa, come svuotatasche. La cosa che mi piace fare quando regalo una tazza è riempirla, ed è un regalo veramente che richiede pochissimo tempo perché potete metterci delle caramelle, dei cioccolatini, delle bustine sfuse che avete in casa, magari di tè, camomilla, di cioccolata, insomma sbizzarritevi. È un regalo un po' diverso dal solito,
che racchiude tante piccole cose e fa sempre la sua bella scena, soprattutto se volete regalare qualcosa a qualcuno che non conoscete tantissimo. Un'altra cosa molto carina da regalare, e qua non ridete per favore, sono i calzini, ma non i calzini quelli semplici, no? Quelli con fantasie natalizie, super imbottiti, antiscivolo, insomma, quei bei calzettoni caldi da tenere in casa. Io li adoro, soprattutto quelli di Oysho. Mi piacciono tantissimo perché sono molto morbidosi e hanno tante fantasie diverse, a volte a forma di animale, a volte sono semplicemente morbide, un po' pelose, super colorate. Penso che sia un regalo semplice, però allo stesso tempo utile e bellissimo, soprattutto se dovete fare il regalo a qualcuno che ama particolarmente il Natale o se conoscete qualcuno che è particolarmente freddoloso perché i calzini caldi servono sempre. Un'idea regalo secondo me molto carina per gli appassionati di videogiochi, serie TV, libri fantasy, può essere un gioco di società ispirato a tali mondi, come ad esempio i Monopoli di Game of Thrones. Esiste anche di del Signore degli Anelli, di Skyrim. Secondo me può essere un'idea regalo veramente molto carina. Oltre al Monopoli esiste anche il Cluedo, c'è ad esempio anche Risiko. Natale infatti significa passare più tempo con gli amici, con la famiglia, giocare a tombola e giochi di società, quindi secondo me potrebbe essere un regalo veramente molto bello, utile e divertente. Inoltre queste varianti sono un po' diverse dal solito, quindi secondo me sono anche più sfiziose. Per quanto riguarda gli amanti della lettura, mi raccomando, non regalate un libro, un fumetto a una persona semplicemente perché ama leggere, perché esistono tantissimi generi differenti, quindi piuttosto regalate un buono regalo. Lo so che può essere brutto, ma io vi consiglio anche di spulciare la loro lista desideri su Amazon qualora ne avessero una. Concretamente, però, vi consiglio di regalare magari un'edizione speciale del loro libro del cuore o di un libro che li ha segnati particolarmente nell'infanzia, il loro libro preferito, insomma. Un'idea molto carina potrebbe essere l'edizione illustrata, ad esempio, di Harry Potter. Ne esiste una molto carina anche di Orgoglio e Pregiudizio, ma in generale ce ne sono sempre tantissime, quindi se sapete già che gli piace o le piace un libro in particolare, vi consiglio di controllare se esiste un'edizione illustrata. Oppure se ne hanno fatto un fumetto, perché ad esempio anche di alcuni libri di Stephen King ho visto che hanno fatto dei fumetti, quindi potrebbe essere una cosa diversa dal solito e sicuramente non potete sbagliare perché si tratta del loro libro preferito. Un'altra cosa che potrebbe piacere molto, ma soprattutto potrebbe essere utile, sono i segnalibri. Questi sono tutti realizzati a mano, vi lascerò il link dei rispettivi negozi qua sotto in descrizione. Partirei con questi perché me l'avete chiesto in tantissimi. Sono dei segnalibri personalizzati, ispirati a dei personaggi, dei libri, dei fumetti, degli anime. Questi in particolare sono i personaggi di Your Name e sono dei segnalibri magnetici. Sono veramente molto 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 carini. Quest'altro invece mi è stato regalato da Daisy Tulip, come potete vedere ha un pattern floreale veramente molto carino e ultimamente ne ha messi tanti altri nuovi ispirati al Natale, ai cactus, insomma potrebbe essere un'idea veramente molto carina. Anche questi mi sono stati regalati da Books and Bijoux, su Etsy si chiama se non sbaglio Mademoiselle Noir, comunque troverete i link sempre qua sotto in descrizione. E la particolarità di Linda è che realizza appunto questi mini libri personalizzati, quindi le potete richiedere dei segnalibri, delle collane, accessori vari, con la copertina del libro che più vi piace o che piace di più appunto alla persona a cui volete regalare. Secondo me sono delle idee regalo molto particolari, soprattutto personalizzabili. Quando e se potete, preferite magari i piccoli commercianti, gli artigiani, le persone che vivono della loro passione, che fanno cose a mano, perché secondo me regalare qualcosa di unico, realizzato a mano, è ancora più speciale. In generale, comunque, Etsy è una grandissima fonte di ispirazione. Se ancora non lo conoscete, che cosa state aspettando? Potete trovare tantissime cose uniche, personalizzate, che magari fanno al caso vostro o al caso della persona a cui volete fare un regalo. Se poi avete paura che prendendo qualcosa online non vi arrivi in tempo, ci sono tantissimi venditori italiani, quindi non preoccupatevi. Sempre per gli amanti dei libri, io consiglio anche le box a sorpresa a tema libresco. In questo caso, però, i libri sono quasi sempre solo in lingua inglese, quindi dovete accertarvi che la persona a cui volete fare questo regalo effettivamente legga in inglese.
Ho visto tante box diverse, ce ne sono tante molto carine che hanno all'interno anche dei gadget. Essendo delle box mensili, ogni mese ovviamente ha un tema diverso, quindi magari proprio per dicembre non riuscite a trovare quello che fa per voi o magari non arriva in tempo, ma non preoccupatevi perché secondo me sono delle ottime idee regalo anche per il resto dell'anno. Fra le tante che ho provato, una delle mie preferite è la Willoughby Book Club. Vi lascerò l'unboxing nelle schede qua sotto in descrizione. Nella box c'è esclusivamente un libro che è stato però scelto appositamente per la persona che lo vuole acquistare. Bisognerà inserire i libri preferiti, gli autori preferiti, i generi preferiti e loro sceglieranno appositamente un libro che potrebbe piacere appunto a seconda dei gusti, dei parametri che avete inserito. La trovo una cosa veramente molto carina, inoltre parte del ricavato la donano in beneficenza. Se potete, uno dei regali più belli che una persona possa mai ricevere è qualcosa fatto a mano da voi. Possono essere semplicemente dei biscotti fatti in casa, magari con delle formine particolari a forma di albero di Natale, stellina. Anche in questo caso se ne trovano tantissimi anche su internet. Io ne ho trovato uno con la testa di Sherlock Holmes e un altro invece ispirato a Grande Inverno di Game of Thrones, quindi ce ne sono veramente per tutti i gusti. Anche in questo caso potete utilizzare la tazza e riempirla di biscotti fatti in casa. A parte i dolci, anche semplicemente fare un segnalibro pitturato, disegnato a mano, qualcosa di cucito. Ci sono tantissime idee, io magari ve ne lascio qualcuna sempre nelle schede qua sotto in descrizione che ho realizzato qua per il canale, ad esempio l'avvolgitazza che è molto carina come idea se dovete fare il regalo a qualcuno che ama le bevande calde, ma anche semplicemente delle decorazioni natalizie che potete utilizzare per abbellire ulteriormente il pacchetto regalo. L'importante secondo me quando si fa un regalo non è tanto quanto si spende in fatto di soldi, ma il pensiero che c'è dietro. Può essere banale, però secondo me è veramente molto importante. Un regalo per essere ben riuscito, fatto con il cuore e apprezzato, non deve necessariamente essere costoso. Queste erano quindi le mie idee regalo barra consigli per gli acquisti nel caso non sappiate che cosa regalare a un amico, parente e quant'altro. Qua sotto in descrizione vi lascerò altri link utili inerenti a video che ho fatto in passato o magari dei siti dove potete trovare delle idee molto carine. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti quali sono i vostri consigli per non sbagliare il regalo di Natale quest'anno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!